oggi la CD Foggia Calcio conferma l'attenzione che ha per il sociale, sostenendo la fondazione per i ciechi e più minorati. Siamo con Vito Pacillo. Sì, io sono il presidente del comitato che sta portando avanti questo progetto, anche perché sono direttamente genitore, diciamo, di una ragazza cieca pluriminorata, e assieme ad altri genitori e con la condivisione dell'Unione Italiana Ciechi, qui presente con il suo presidente, e praticamente abbiamo ravvisato la necessità di dover fare qualcosa per questi ragazzi che, essendo ciechi pluriminorati, cioè con gravi minorazioni aggiuntive alla cecità, una volta cessata la frequenza scolastica sostanzialmente non fruiscono di ulteriori servizi o interventi. Allora noi con la fondazione intendiamo proprio sostenere la loro permanenza in famiglia, offrendo loro dei servizi e integrando laddove esistono quelli già presenti sul territorio. Siamo a buon punto, nel senso dobbiamo comunque raggiungere i 100.000 euro, abbiamo superato i 50 e ci aspettiamo che continui questa solidarietà, sperando molto anche nei tifosi, perché chi è tifoso in genere è una persona entusiasta, capace di condividere degli ideali, e quindi è, penso, portato alla generosità. Ecco, oggi ci sarà la possibilità appunto per i tifosi di dare un contributo. Chi ci vedrà poi nei prossimi giorni, in che modo potrà aiutare la fondazione e l'iniziativa? Ai tifosi abbiamo consegnato una busta che contiene anche una cartolina che riporta il codice di lettura e scrittura Braille che utilizzano i non vedenti, e l'invito a destinare il 5 per 1000 sul gettito IRPEF a favore dell'Unione Italiana Ciechi di Foggia. In questo momento è importante e particolarissimo, proprio perché la nostra associazione, che esiste da ben 93 anni, rischia di essere di scomparire, perché purtroppo sono stati azzerati tutti i contributi di funzionamento. Ciò significa anche eliminare i servizi che noi assicuriamo, in particolare ai ciechi pluriminorati. Ecco perché le famiglie dei pluriminorati hanno pensato di costituire una fondazione per la quale bisogna raggiungere quell'obiettivo dei 100.000 euro, ma nel contempo bisogna fare in modo che continui ad esistere l'Unione Italiana Ciechi, perché esistendo l'Unione Italiana Ciechi certamente si assicura anche la permanenza dei diritti per tutti i ciechi d'Italia. E quindi gli sportivi foggiani, questa grande manifestazione, questa calorosa accoglienza che ci è stata riservata, ci fa pensare che il risultato sarà senz'altro positivo. Grazie a tutta la cittadinanza, grazie a Foggia, grazie ai tifosi foggiani e grazie a voi della stampa. Noi ringraziamo anche a nome di Foggia Città Aperta per l'iniziativa. Speriamo di rivederci alla nascita della fondazione per raccontare questa storia. Certamente. Grazie, arrivederci. Certamente.